Cari telespettatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Conoscere i Funghi. Abbiamo incontrato oggi una specie abbastanza rara, però commestibile e anche di buona qualità. Si tratta di Craterellus melanoxeros, un parente stretto del Cantharellus cibarius, chiamato, conosciuto anche col termine di galletto o finferlo. Questa specie è una specie dalle colorazioni gialle, un giallo grigiastro con tonalità anche leggermente olivastre, dalla forma molto irregolare, hanno tutto il margine del capello molto molto lobato e la comparsa di questa specie avviene di solito in piccoli gruppi, in cespi anche di esemplari concresciuti. Particolarità di questa specie è l'annerimento della carne, è un annerimento lento che però può comparire negli esemplari anche sul terreno, però in caso di esemplari piuttosto maturi. Questo è un taglio della carne effettuato qualche minuto fa che comincia già, inizialmente era bianchissimo e comincia adesso a presentare delle tonalità più scure, ma pian piano tenderà a diventare grigiastro e poi ad annerire. Anche qui vediamo qua e là delle tonalità nerastre che sono caratteristiche proprio di questa specie. Questa specie cresce in boschi di latifoglia, abbiamo detto è una specie abbastanza rara, quindi difficile da incontrare nei nostri boschi, quindi oggi possiamo ritenerci veramente fortunati ad averla incontrata e averla incontrata anche in quantità abbastanza cospicua. La carne di questo fungo, che abbiamo detto è bianca, è una carne abbastanza compatta che mantiene una certa compattezza anche dopo la cottura, quindi è sicuramente un buon fungo da cuocere. L'odore è gradevole fungino, il sapore è leggermente acidulo nel crudo ma diviene poi dolciastro nel fungo cotto e direi che è tutto per quello che riguarda la commestibilità. Abbiamo conosciuto in questa occasione Craterellus melanoxeros, è una specie che è commestibile, non può essere confusa con specie velenose se teniamo conto dei particolari che menzionati. Le uniche specie simili sono specie dello stesso gruppo che sono tutte commestibili. È tutto per oggi, ci rivedremo con una nuova specie.